fiori selvatici che sbocciano sui prati segnano l'inizio della più bella stagione dell'anno, la primavera. Illustri poeti hanno decantato questa stagione, che ha come simbolo i fiori. Gli esseri umani normalmente associano i fiori con l'amore romantico. Eppure il dramma dei fiori, delle loro ingegnose strategie di sopravvivenza, dei loro patti segreti con il vento e con gli insetti, passano per lo più inosservati. I fiori apparvero per la prima volta sul nostro pianeta circa 300 milioni di anni fa, quando sulla Terra vivevano i dinosauri. In quell'epoca era il vento a trasportare il polline. I fiori sono gli organi riproduttivi delle piante e l'impollinazione, cioè la riproduzione, si verifica quando il polline di un fiore si deposita all'interno di un'altra corolla. Per aumentare le possibilità di successo, il vento aveva il compito di disperdere nell'aria enormi quantità di polline. Intorno a 150 milioni di anni fa ci fu una vera e propria rivoluzione nel regno vegetale. Per la prima volta degli insetti si posarono sui fiori. Probabilmente somigliavano a questo piccolo animaletto dalle lunghe antenne che vediamo impegnato a succhiare il nettare. L'incontro fiore-insetto segnò l'inizio dell'evoluzione dei fiori. I fiori avevano trovato negli insetti un sistema di impollinazione più fidato e sicuro del vento. Ma c'era un prezzo da pagare. Il polline, ricco di proteine, era cibo per gli insetti. Bisognava trovare qualcos'altro da offrire loro. Ed ecco il nettare, un liquido zuccherino e nutriente. Ma non tutti gli insetti attirati dal nettare erano poi adatti al trasporto del polline. A questo punto l'evoluzione dei fiori subì una profonda modifica. Ogni fiore trasformò la propria struttura in modo che solo gli insetti capaci di trasportare il polline potessero accedere fino al nettare. I fiori a imbuto, come i gigli, ostacolavano gli ospiti indesiderati, nascondendo il nettare in profondità. Così potevano essere visitati solo dalle api e dalle farfalle, dotate di sottili e lunghe appendici per succhiare il nettare. Tutti gli altri erano tagliati fuori. Questa orchidea sembra una pianta carnivora. Quando un insetto penetra al suo interno, non può uscire tanto facilmente. La superficie intorno all'ingresso è viscida, mentre la parete interna è rivestita da una soffice peluria. Tutto ciò crea qualche problema al visitatore quando deve risalire verso l'esterno. La pianta ha adottato questo sistema per obbligare l'insetto a passare in un punto preciso, lì dove è necessario che esso depositi il polline. Ecco un insetto alle prese con la stretta uscita della corolla. L'insetto ha il dorso ricoperto di polline che depone sul pistillo, mentre tenta con difficoltà di uscire dal fiore. L'ingegnosa orchidea
ha impiegato più di 100 milioni di anni per arrivare ad escogitare un meccanismo così perfetto. Questo fiore di loto ha progettato il suo apparato riproduttivo destinandolo esclusivamente alle api. Le api sono gli unici insetti abbastanza forti e dotati dell'istinto necessario per scoprire il suo segreto. Quando l'ape si poggia sul fiore, fa sì che il suo peso allarghi i petali, scoprendo gli stami e il pistillo. Questo fiore, della stessa famiglia del loto, in quanto a stranezze, non è da meno. Quando l'insetto si poggia sulla corolla, gli stami e il pistillo saltano su come se fossero azionati da una molla e colpiscono l'ape, ricoprendola di polline. Ci vorrebbe un'intera vita per studiare i meccanismi sviluppati dalle piante nel corso di milioni di anni per sfruttare gli insetti. Infinite sono le forme dei fiori e le disposizioni del polline adottate per approfittare al massimo dei movimenti, della forma del corpo e delle abitudini alimentari degli insetti. Questa farfalla sta succhiando avidamente il nettare. Le sue ali sono ricoperte di polline rosso. Quando andrà a posarsi su un'altra corolla, muovendo le ali, farà in modo che la preziosa sostanza venga in contatto con il pistillo. C'è una specie di azalea che ha stretto un legame particolare con le farfalle. Il suo sistema di impollinazione è studiato apposta per sfruttare fino in fondo le caratteristiche di questi insetti. Ecco il polline, piccoli frammenti che si attorcigliano fino a formare un sottile filamento appiccicoso. Mentre la farfalla succhia il nettare, il polline viscoso le si arrotola intorno alle lunghe zampe. Quando l'insetto si poserà su un altro fiore, il filamento appiccicoso si attaccherà al pistillo, provocando la fecondazione.
I metodi di riproduzione adottati da questa pianta sono veramente singolari. Sboccia nel cuore dell'inverno, una stagione durante la quale non ci sono in giro altri fiori che possano attirare gli uccelli. L'abbondante nettare è il cibo preferito da questo uccellino dall'occhio bianco. Mentre il volatile mangia, il suo capo si ricopre di polline. Appena andrà a posarsi su un'altra corolla, avverrà la fecondazione. Ci sono comunque dei casi dove le piante si affidano ancora al vento, come questa ortica che fiorisce in montagna a primavera. I suoi stami scoppiano liberando il polline ed è sufficiente una leggera brezza perché venga trasportato in volo su altre piante. Nel mondo civilizzato esiste addirittura chi non ha più bisogno del polline. Il tarassaco, meglio conosciuto come soffione o dente di leone. Il soffione si riproduce da solo. E i suoi semi non hanno niente a che vedere con il polline. Questa strategia riproduttiva suona come un campanello d'allarme. Forse il soffione ha modificato il suo sistema di riproduzione a causa delle sterili condizioni dell'ambiente nel quale vive, dove l'uomo, con pesticidi e veleni, sta alterando l'ecosistema. Queste alte montagne nel Giappone settentrionale sono coperte di neve per la maggior parte dell'anno. Qui, a 2000 metri di altitudine, l'estate dura due sole settimane, durante le quali tutto cambia aspetto. Questo prato si trasforma in un giardino fiorito che attira uccelli e insetti. Le piante sono necessarie per proteggere il suolo dal quale, in fondo, dipende la vita del nostro pianeta. Siamo abituati a considerare i fiori solo belli e decorativi, ma la sopravvivenza di tutte le forme di vita sulla Terra è strettamente legata alla conservazione del suolo, e in questa impresa le piante ricoprono un ruolo di fondamentale importanza. La scomparsa dei fiori potrebbe segnare con molta probabilità anche la fine del genere umano e della vita nel suo insieme.